Altro esempio di disindeterminazione di una forma indeterminata. Il caso infinito su infinito è esemplificato da questo limite qua. Vediamo perché. Se noi prendiamo la nostra espressione e ci facciamo la sostituzione di infinito al posto della x, cosa ci ritroviamo? Dunque, sotto infinito più 1 fa infinito, cioè un numero enorme, gli aggiungi uno non cambia niente, quindi sotto c'è un bel infinito. Sopra c'è un infinito al quadrato meno un infinito e il meno 2 che è trascurabile. Qui ci abbiamo un po' di pasticci, è più indeterminato di così non può essere, perché infinito al quadrato meno infinito sembra la forma indeterminata infinito meno infinito. In realtà si può fare ragionamento, potrei addirittura raccogliere un infinito qua e trovare infinito meno 1 fratto infinito e quindi semplificare i due infiniti e rimane un infinito sopra, ma è molto pericoloso fare questo, perché proprio il semplificare i due infiniti significa essere sicuro che una forma come questa, un infinito su infinito, equivalga a una frazione tipo 4 su 4 o 10 fratto 10, invece in così. Quindi siamo nei pasticci più totali, qui è una forma indeterminata al quadrato. Bisogna cercare di disindeterminarla. Ci sono almeno due tecniche, adesso ve le faccio vedere, che ci portano alla possibilità di calcolare questo benedetto limite. Prima tecnica: trasformare l'espressione, al solito lo facciamo da parte, qui ci mettiamo questo x2 meno x meno 2 fratto x più 1 senza ripetere tutte le volte limite per, proviamo a trasformarlo in qualcosa di diverso e vedere cosa succede sostituendo l'infinito alla x, se di nuovo siamo nel caso dell'indeterminatezza. Allora, qui abbiamo imparato a farlo addirittura in seconda, c'è un trinomio in secondo grado sotto un binomio. Possiamo provare a scomporlo secondo la tecnica di scomposizione del trinomio in secondo grado e vedere se per caso c'è un x più 1 come fattore e quindi si semplifica, no? Come si scompone il trinomio in secondo grado? Il trinomio in secondo grado ax2 più bx più c può diventare solo se delta è maggiore o uguale a 0, può diventare una A che moltiplica x meno x meno 1 per x meno x2. Allora, calcoliamoci il delta, qua abbiamo che cosa? Abbiamo un A che vale 1, un B che vale meno 1 e un C che vale meno 2. Quindi il delta B2 meno 4AC, che cos'è già? B2 meno 1 al quadrato fa 1, meno 4 volte A 1 per C è meno 2, meno 2. Se andiamo a vedere cosa dà questa espressione, 4 per 2 è 8, i due meno fanno più, questa roba è uguale a 9, che bello bello è il quadrato di 3, quindi il delta è un quadrato perfetto, sotto la radice non ci darà fastidio. E in effetti con questa situazione qua di A, B e C noi possiamo trovare un x1,2, la solita formuletta che è meno b più o meno radice di delta fratto 2a, possiamo vedere che vale b è meno 1, meno b è più 1, più o meno la radice di delta, se delta è 3 al quadrato sulla radice 3, fratto 2a, a vale 1, quindi 2, e qui abbiamo due belle possibilità, una col più e l'altra col meno, quella col più 3 più 1 fa 4, diviso 2 fa 2. Quella con meno, 1 meno 3 fa meno 2. E meno 2 fratto 2 fa meno 1. Quindi queste sono le due x, la x1 e x2, di questa famosa formuletta qua. Quindi tutto sto calcolo per sapere che qui, allora, a vale 1, non lo scriviamo neanche, sì, lo scriviamo, 1 per x meno 2 è una delle soluzioni e l'altra soluzione è meno 1, quindi succede che
x meno l'altra soluzione diventa un x più 1. Ma allora vedete che succede proprio quello che avevamo ipotizzato, che magari si poteva, sì, questo fattore x più 1 si semplifica con il denominatore e noi abbiamo alla fine, l'1 si può anche non scrivere, è un fattore, che la nostra espressione così complicata in realtà equivale a x meno 2. Quindi il nostro limite, che messo così com'era ci dava problemi di indeterminazione da spavento, adesso diventa una cosa molto semplice, x meno 2. E cosa fa la funzione x meno 2 se x tende a infinito? Fa infinito meno 2, che è determinatissimo, perché a infinito gli aggiungo 2 non cambia niente, questa roba fa infinito. Quindi l'abbiamo bene che disindeterminata. C'è però una seconda modalità per disindeterminare questa funzione e tutte quelle analoghe. È una modalità che bisogna ricordarsi e ci mette a posto, ci permette di calcolare facilmente tutti i casi di limite che portano alla forma indeterminata infinito su infinito, rappresentata da polinomi. Quindi c'è un polinomio, in questo caso un trinomio a numeratore, un polinomio, in questo caso un binomio a denominatore. Quando abbiamo una frazione, una divisione fra due polinomi di vario grado, in teoria si può dire che vince semplicemente il grado più alto, nel senso che vedete qui c'è un x al quadrato, secondo grado sopra, diviso primo grado, vince il secondo grado e viene fuori infinito, perché x tendendo all'infinito ci fa, diciamo, andare in quella direzione. Però possiamo anche essere un po' più fiscali, un po' più precisi nel vedere cosa viene fuori, come mai c'è questo discorso del grado più grande. Allora, di nuovo, però questa volta si può fare un unico passaggio, trasformiamo la nostra espressione, quindi siccome un solo passaggio non sto a scriverlo da parte, poi vado direttamente sul mio calcolo e continuo, e questa espressione la trasformo dividendo, praticamente ci fa dividere numeratore e denominatore per la massima potenza di x. E vediamo cosa ci comporta questo. Allora, qui qual è la massima potenza di x al quadrato? Quindi, se io divido sopra e sotto per x al quadrato, allora ognuno di questi polinomi, dividere un polinomio per la variabile significa monomio per monomio dividere per x quadro. Quindi x quadro diviso x quadro quanto fa? Fa 1. Meno x, meno la x diviso x quadro fa 1 fratto x. E il meno 2 diviso x quadro fa meno 2 fratto x quadro. Sotto dividiamo per x quadro, quindi x diviso x quadro fa 1 fratto x, quindi abbiamo 1 fratto x. 1 diviso x quadro fa, non si può fare altro, si scrive 1 fratto x quadro. Tutta questa bella storia qua, a numeratore e denominatore, quando x tende a infinito, ci dice qualcosa di chiaro e, come si dice, inconfutabile. 1 su x è un limite fondamentale, quando x tende a infinito fa 0. Quindi segniamo in rosso per cambiare un po' questo signore qua va a 0, freccia 0. Questo signore qua, un meno 2, una costante diviso una x al quadrato addirittura, ma non cambia niente, fa anche lei 0 quando x va a infinito. Questi due signori qua anche loro tendono a 0. Ma allora, se noi adesso applichiamo il meccanismo di vedere cosa ci dà questa espressione, sopra sono andati a 0 questi termini e è rimasto l'1, giusto? Quindi qua c'è un bel 1. Sotto sono andati a 0 tutti e due, quindi sommali pure fanno 0. Questo qui non è una forma indeterminata, 1 fratto 0 sappiamo che fa infinito. Quindi vedete che dopo questo piccolo trattamento il fatto che il limite dia infinito diventa chiarissimo e la forma è, tra virgolette, disindeterminata.